Al via, nel comune di Teramo, i lavori per la realizzazione di due nuove rotonde. Sì, due nuove rotatorie sulla SS80 e sulla SS81 in località Frondarola e in località Piano della Lenta. Sono lavori che sono appaltati da ANAS, che saranno realizzati da ANAS sul nostro territorio, e in questi mesi di mandato, in questi anni di giunta d'Alberto, abbiamo veramente riallacciato ottimi rapporti con ANAS, col compartimento Abruzzo, con l'ingegner Marasco, con l'ingegner Ricci. E questa mattina abbiamo avuto conferma proprio dall'ANAS regionale che i lavori inizieranno immediatamente, e quindi vedremo sulle due arterie principali, sulle due statali principali che vanno ad intersecare la nostra città, due nuove rotatorie che sicuramente ce ne potremo avvantaggiare sotto un profilo della sicurezza, dell'abbattimento dell'inquinamento e non solo per fluidificare, diciamo, il passaggio veicolare. Queste sono due rotonde, ne parlammo di nuova realizzazione, poi ci sono sempre le rotatorie rimaste provvisorie, Ci sono in città da dover sistemare. le due rotatorie, c'è l'intersecazione con via Fonte Regina e via Po, possiamo definirla, e l'altra quella di Piazza Garibaldi, per le quali abbiamo già un progetto preliminare e che a breve diventerà definitivo, e quindi saranno appaltate proprio dal Comune di Teramo. A questo dobbiamo aggiungerci la richiesta formalizzata all'indomani del mio insediamento per una realizzazione di un'ulteriore rotatoria all'incrocio con Villariva, sempre sulla SS80, e che già sono stati fatti rilievi da parte di ANAS, e con i quali saremo a totale disposizione per aiutare e agevolare tutta l'attività per realizzare questa ulteriore rotatoria. Su questa ci vorrà un po' più di tempo, Quindi la ma tempistica non l'abbiamo adesso. no, su questa siamo ancora in una fase, diciamo, di idee, di verifica della progettualità. Successivamente potremo indicare delle date, ma non appena ci saranno ulteriori sopralluoghi fatti da ANAS, anche in collaborazione con il Comune di Teramo.